Salve care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan proponendovi alcuni temi dell'attualità. Innanzitutto saluto il nostro amico Claudio Wolf, momento che accomodo qua. Saluto il nostro amico Claudio Wolf e nel video con più visualizzazioni ho lasciato un link al suo canale. Quindi nel mio canale cercate un video, il video che ha più visualizzazioni, circa 90.000, e lì avrete il link del canale di YouTube di Claudio Wolf. Poi il penultimo video che ho fatto è stato circa la morte di Fidel Castro e ho commentato tutti gli orrori di come trattassero i dissidenti politici, di come trattassero i diversi sessualmente, le carceri di Castro, le torture, le esecuzioni capitali, di come hanno fucilato decine di migliaia di dissidenti politici, non solo di borghesi e di non comunisti, ma anche all'interno del Partito Comunista Cubano, come facessero purghe, perché il comunismo doveva andare nella direzione che i Castro volevano. Infatti hanno anche ammazzato Camilo Sienfuegos e Ernesto Che Guevara. Camilo Sienfuegos perché voleva fare una transizione moderata al comunismo, e invece Ernesto Che Guevara perché si lo voleva separare dal blocco sovietico, dell'Unione Sovietica, e voleva fare delle rivoluzioni autonome dal socialismo sovietico, delle rivoluzioni latinoamericane, e in pratica l'hanno abbandonato quando è andato a fare la rivoluzione in Bolivia. Lui sapeva di andare incontro alla morte perché non l'hanno appoggiato, avrebbero potuto fare di più da Cuba per appoggiarlo. Però questa volta, che non so qual è stato poi l'ultimo argomento del quale ho parlato, credo del referendum, non so. Però questa volta parliamo di attualità. Cioè, anche la morte di Castro è stata attualità, ma ormai fatta la festa gabbato u santo. Questa volta parliamo per esempio di Lapo Khan. Non ho mai capito se si chiami Lapo Al Khan, Lapo Khan o Lapo Al Khan, però quello che è certo è che c'ha una fissa con la cocaina, con gli eccessi ed anche con i transessuali, cosa che lo differenzia da suo nonno Giovanni Agnelli, non per via della cocaina, magari non ne faceva abuso, magari l'ha usata in forma molto più moderata e di qualità, ma per i gusti sessuali, gli orientamenti sessuali, che almeno il nonno andava con donne. Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma si direbbe che il nipote di Giovanni Agnelli voglia strafare pure per quanto riguarda, non dico le droghe, perché ne abusa molto, ma addirittura la sessualità. Fa delle festicciole hard molto spinte, non si accontenta di avere un amante. Anzi, credo che non sia sposato, quindi, come si diceva una volta, non ha neanche la testa a posto. Vabbè, ma d'altra parte lo abbiamo visto, che c'è stato un declino nella Fiat. Prima prendevano le sovvenzioni dallo Stato, gli aiuti che gli regalavano denaro, come nel caso di Giovanni Agnelli,
per andare a donne, avere amanti o andare a puttane e drogarsi. Poi ha iniziato il periodo Marchionne di dislocare, quindi prendevano delle finanziazioni pubbliche per trasferire le industrie all'estero, Fiat. E adesso invece c'è la fase Lapocan o Lapoalcan, che direttamente prendono soldi per strafottersi loro, per strafotterseli, neanche per fare delle serie inversioni. Di fatto la cosa più ilarante di tutto questo episodio è che in 1 o 2 giorni è finito niente di meno che la bellezza di 10.000 dollari. Allora si è organizzato un falso sequestro e non so se sapendo o no che era lui, la famiglia Agnelli dall'Italia allerta la polizia di New York, che non è come la polizia a volte in Italia lo è. Certo, lui è un Agnelli o un parente Agnelli, non avrebbe fatto la fine di Cesare Cucchi o di Cucchi, Stefano Cucchi, non so come si chiamasse adesso, che l'hanno corcato a morte. Però la polizia statunitense scherza di meno. Infatti adesso, per aver attivato il meccanismo di ricerca di un sequestrato, aver speso milioni di dollari nell'averlo cercato in qualche giorno o una settimana, adesso, a parte le pene pecuniarie amministrative, rischia dai 2 ai 10 anni di prigione. Voglio vedere se succederà come in Italia, che i famosi, quando si mandano i loro pasticci, cerco di non usare parolacce, perché ho scoperto che YouTube non ti monetizza i video se dici parolacce. Io di solito non ne dico, ma per questi commentari qua ci occorrerebbero. Poi il fatto è che non tutti i miei video hanno 100.000 visioni. Quello che più visioni ha, come ho detto prima, ne ha una novantina di migliaia, 90.000. In 2 o 3 anni, in un anno o due, perché si tratta su, non so se è come sturare un lavandino il titolo, però lo stesso succede che gli sponsor, anche in video che non hanno nulla a che fare, possono, può essere che siano degli sponsor che vogliono mettere degli advisor, delle pubblicità, delle propagande per bambini della Disney, per esempio. Se dici parolacce, quegli sponsor non vogliono essere presenti nel tuo video. Allora dicevo, si è mandato un altro madornale errore, quello di organizzare un falso sequestro. Anni fa è stato un fin di vita per colpa della cocaina, e così si è saputo che andava a trans, che transava con i trans, perché un trans gli ha salvato la vita chiamando l'ambulanza. Adesso si sa che è ricaduto perché lui stesso ha fatto la chiamata del finto sequestro mentre che mandava la escort transessuale a prendere altra droga. Quindi ha molte imputazioni. Gli sono stati ritrovati dei quantitativi di droga sufficienti come per ritenerlo addirittura uno spacciatore, cioè, ma dico io, vai in un paese straniero dove per più che sei discendente di Giovanni Agnelli, nessuno ti si fila di striscio, perché sei uno qualunque. Là di milionari o di miliardari ce ne sono tanti negli Stati Uniti. Vai fottendote, fregandotene della, mi scappa la parolaccia, non lo dico per gli sponsor, speriamo che, infischiandotene di tutti, vai a trans, ma come se non bastasse, e perché magari hai dei problemi con la droga, non prendi delle dosi modiche, ma ti compri quantità industriali, centinaia di grammi o magari chili alla volta. In 24 ore ha speso
10.000 dollari, cioè non canta, ma quel ragazzo lì purtroppo può fare la fine di Winehouse, che consumava eccessivamente droga. Chiuso il capitolo La Pocan, che la sua vita è proprio una l'apocalisse. Veniamo a questo tema dei referendum. Io propugno per votare no, perché le condizioni attuali non sono di intesa, di larga intesa, e perché queste riforme non possono passare per un po' una percentuale minima di voti a favore del sì, ma deve essere un'ampia maggioranza contestuale e consenziente a votare le riforme. Devono essere tutti i partiti politici a sedere sul tavolo delle negoziazioni e a fare una vera Costituzione italiana, della Repubblica italiana, non un partito come il PD, che addirittura ha una minoranza interna che si oppone alla riforma della Costituzione italiana. Stiamo a pochi giorni dal voto, dal referendum sulla Costituzione italiana, per cambiare il referendum della Repubblica italiana. Ed io vi invito a votare no, perché chiaro, va cambiata la Costituzione della Repubblica Italiana, ma va cambiata in meglio e con ampia collegialità, cioè tutti i politici e tutti i partiti politici, non per i loro interessi, che ognuno vuole fare la sua riformuccia, ma per gli interessi del paese, devono lavorare collettivamente, insieme, collegialmente. Poi, visto che adesso ci avevo l'opportunità di farvi un video, ve lo sto facendo, ma così io non mi scrivo dei temi. A volte succede qualche cosa che lo commento, a volte vi voglio parlare di un libro, a volte ho semplicemente l'opportunità di fare un video e ve ne parlo. Come avrete visto nella televisione, emergono ogni tanto degli argomenti, soprattutto d'estate, quando non si sa di cosa parlare, e poi non se ne parla più. Per esempio, non parlano più di quello che sta succedendo in Ucraina, dove la tensione fra russi d'un lato e ucraini appoggiati dalla NATO non è cessata. L'intervento della Russia contro l'ISIS non è diminuito, ma quasi non se ne parla più. Se ne parla, non se ne parla. L'oppressione in Palestina non è diminuita. I conflitti nello Yemen e negli stati limitrofi della penisola arabica non è diminuito il conflitto, si è allargato. Sono intervenuti sempre più protagonisti. Non basta dire si vuole fare un armistizio perché nello Oman o nello Yemen non ci siano più morti, sofferenze, miliziani armati, conflitti, guerriglie, guerre. Lì continuano a spararsi, continuano a uccidere. Eppure non se ne parla molto frequentemente. Bisogna cercare qualcosa in internet per saperne, e molte volte materiale in inglese o in altri idiomi, non in italiano. Sembra che quelli che scrivono in internet sono più interessati alle beghe politiche interne dell'Italia che non alla geopolitica. Poi ecco, ci sono stati catastrofisti del se vince il Brexit l'Europa è rovinata, l'Italia è rovinata. Se vince Trump, l'Europa è rovinata, gli
l'Italia è rovinata, l'Europa pure. Invece ha vinto il Brexit e l'Inghilterra sta meglio di prima. Ha vinto Trump e magari le relazioni con gli Stati Uniti miglioreranno. Noi abbiamo dei geni a prevedere delle cose che non succederanno mai. Adesso gli stessi geni prevedono che se vince il no al referendum l'Italia è rovinata. Solo perché la Merkel, Sarkozy, Hollande, Soror lo prevedono, come hanno previsto che il Brexit sarebbe stata una rovina. Loro si possono sbagliare, ma noi, care amiche ed amici, come cittadini italiani, non ci possiamo permettere il lusso di sbagliare, perché sbagliarsi non è un'opzione a questo referendum. Non è da pensarsi neanche di sbagliarsi. Quindi non possiamo seguire cattivi consigli che vengono da fuori circa quello che dobbiamo votare noi. Dobbiamo votare no proprio perché Soros sta con il sì, proprio perché la Merkel sta con il sì, proprio perché Renzi sta con il sì, proprio perché Hollande sta con il sì, e proprio perché quella gente che era contraria al Brexit, che ha fatto bene a Inghilterra, sta con il sì. Noi dobbiamo votare no, proprio perché loro prevedevano che il Brexit sarebbe stato un disastro. Adesso prevedono che la vittoria del sì sarebbe buona. Io già per quello penso che è tutto il contrario, che siano previsto che un qualche cosa di buono doveva essere cattivo, adesso prevedono che un qualche cosa di cattivo dovrebbe essere buono. Quindi votate secondo coscienza, andate a votare comunque, perché bisogna farsi carico delle proprie responsabilità. Ma quelli di fuori che ci consigliano cosa votare o come, non si prenderanno le loro responsabilità, non se ne faranno carico. Quindi dobbiamo pensare da noi a noi stessi, perché da fuori non penseranno a noi. Bisogna votare no a questo referendum. Poi un'altra cosa che volevo dire prima di chiudere questo mio breve intervento è che io voglio fare sponsorizzazioni a tutti coloro che lasceranno come commentario a questo video sponsorizzami, gli daranno like e si iscriveranno al mio canale, io farò un video nel quale parlerò del loro canale, magari anche del loro profilo in Facebook, eccetera. Naturalmente do la precedenza a quelli che guarderanno molti video, che gli daranno molti like e che non si limiteranno a dire ti ho commentato e ti ho dato la like eccetera, ma che guarderanno anche i miei video. Vi saluto un'altra volta, ciao.